Grazie comandante. Guardi, io mi rifaccio a lei. Mi ricordo già 2 anni fa, sempre in quest'aula, che per la legge di stabilità lei disse questa frase in quest'aula: adesso approviamo la legge di stabilità e poi dopo la maggioranza la riscriverà. Io credevo che lì avessimo raggiunto il punto più basso istituzionale di questo Senato. Oggi in quest'aula di nuovo iniziamo a scavare verso un punto ancora più basso, perché lei si prende la responsabilità di far approvare una legge di bilancio che creerà negli enti locali un caos istituzionale che non avrà precedenti nella storia dell'Italia. Comuni in dissesto, perché tutto quello che riguardava gli enti locali doveva essere discusso in quest'aula. Quindi comandante, l'altra volta glielo dissi io di tornare a bordo, questa volta gliel'hanno detto gli italiani: torni a bordo e si assuma una seria responsabilità proprio istituzionale. Eviti di far passare una legge di bilancio che farà un caos istituzionale che non ha avuto mai precedenti nella storia italiana, dovuta tutta all'impreparazione di questo governo che ha fatto solo marchette elettorali. Quindi le chiedo, ma seriamente, perché è sua responsabilità, siccome il Senato c'è e rimane, lei è la seconda carica dello Stato, si assuma la responsabilità di far discutere questa legge di bilancio seriamente e di risolvere il caos istituzionale che se no ne conseguirebbe, perché poi la responsabilità è tutta vostra, non di quelli che vengono dopo, come sempre, ma è vostra, che lasciate un caos infinito solo per l'economia delle marchette. Grazie. Thank you.